Ciao artisti e benvenuti su Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Amici miei, siamo arrivati alla quarta puntata della serie dei Tangram. Dopo il video sulla realizzazione dei Tanner, quello sulle sagome delle scarpe e il primo sulla sagome delle lampade, oggi è la volta del secondo. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. E siamo a metà strada. Alle mie spalle, come al solito, la mia bella bajur verde e i 7 Tanner, che servono ad abbellire la scenografia e creare un po' di atmosfera. Come la volta scorsa, anche oggi vi porto 2 sagome, poi la prossima volta altre 2, e così via, fino ad arrivare a 8. Quindi, non perdiamo altro tempo, e iniziamo subito. Numero 1 di oggi, ma numero 3 di questa miniserie. Provate a risolverlo prima per conto vostro, come vi consiglio sempre. E se proprio non ci riuscite, continuate con la visione del video. Perfetto, ce ne rimane solo più uno per questa puntata, cioè questo. Ed ecco fatto. Ah, sapete che in cinese ecco fatto si dice 1B? Sono andato a cercare questa informazione perché il Tangram è un gioco cinese. Siccome questo, oltre ad essere un canale che vuole divertire, vuole anche acculturare, mi sono detto... potrebbe essere una curiosità simpatica da conoscere, no? Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo, sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. Ciao!